Previti, il nostro autista, bravissimo autista. No, è stato bravissimo l'altro giorno. La figlia dell'autista. No, non riprendere! Un Fausto. La figlia dell'autista, no. Allora dopo la cancelliamo. No. Dopo la cancelliamo. Dopo la cancelliamo. La bugina, la bugina. No, io me ne vado. Fare Simone, ecco. C'è troppa luce contro. Lascialo un po' che si... Vai che sei bravo. Esatto, stavo a me. Sei proprio l'incapace. Grazie, lo so, grazie. Totale grazie. Incapace. Totale. Globale e totale. Dai, stava soltanto dormendo sì, prima. Cioè, che al momento in cui dire pronti via, lui dorme. No, ma io già so come l'immagine, lui era prontissimo. Sì, cioè, quando è passato la diga, lui ha visto. Era prontissimo. Dove era la diga? Grazie. È quello che vado cercando. Sì. Grazie. Ma quale diga? Per essere più sicuro, da un quinto piano. Se sbatti in terra è sicuro non ti fai niente. Ah, insomma. È vero, Francesco? Questa è una fabbrica di catrame, bellissima! Sono due dipendenti, dove stanno? Azzo, eccole! Dove? Aspetta militare! Non dovremmo filmarlo, però! Allora! Questo! Dalla ripresa mossa vedete il camel trophy. Oh, mantieni, non per la cinta. No, ma quella non è la strada buona questa. Non è ancora la strada buona questa? No, va bene. Fai un mica del paesaggio annesse vibrazioni. Montagne disperse. Di sventura che adesso quasi ci tampona. Ecco un po' di difficoltà. Questo è l'inizio del camel trophy, no? Ecco di là. Adesso Venu ci supera. Caprette! Ai di! Il quadro! Sì. No, le capre! Ancora le capre! Il pastore! Oh! Cazzo di cretino vecchio! Ecco il pastore! Il canneto!
tutto è uscito fuori di testa. Ecco che come Don Fausto inizia a riscaldare le ruote zigzagando. Per fare la a tutta ripresa. Posso ripeti le parolacce che non si sono sentite? Le solite. Ah, le solite. Stai guardando la Range Rover? Sì, sì. Vai, vai. Toyota. No, la mia Range Rover. Ah, la tua, dall'interno la sto inquadrando. Inquadri tu. Proprio il Renault. Ha cambiato marca. Ecco un guado. Vai, riprendi. Vai, vai, vai. È stupenda questa ripresa, è stupenda. Vai. Ecco, stiamo un botto. Oh, in piena acqua. Chi aveva detto che il Renault 4 non ce la faceva? No, qua siamo appena all'inizio. Qua siamo all'inizio, questo è anche vero. Sono altri guadi, no? Come faccio ad affacciarmi dal finestrino se sono dalla parte opposta? Apposta, ho fatto, sto riquadrando. I bambini che aprono le macchinette. Bellissimo. Ragazzi, perché vi hanno fatto con le teste? Perché capite tutte le inquadrature? No, la mia capa non gestiamo. Ah, quando l'ho fatto... Bellissimo questa nave! Dove il quadro? Vogliamo uscire fuori. Dove è fuori? La finestra di tutti i pacci. Ecco un laghetto. Avete pagato molto al telefono. Il guado. Tutte le spese del 100.000 lire. Il guado, la Renault 4 nel guado, incredibile quella macchina. Adesso siamo anche noi nel guado. Dove è? Ad un Simon, perciò adesso, prima che arriva il telefono autonomo, adesso la cosa perché gli avete detto non so quanto da pagare. Pagano. Per esempio tu pagano. Ecco il nuovo guado. La ripresa. No, ti dicono 5. Questo è da riprendere. Questo è da riprendere questo quadro. Da fuori? Fanno così, invece di pagare per 4 minuti. Senza far troppo ballare la macchina. E non li puoi dire. Vai, vai. Ok. È difficile non far ballare la macchina, eh. Basta. Di fuori, andiamo solo. Ecco qua, il quadro. Abbiamo appena sorpassato, eh! Eccolo! Ecco un altro quadro, vai da riprendere questo! Allora, filma l'acqua! L'acqua che è appena passata! Attenzione, Paoli! Grazie, Paoli! Infatti, se lo mantieni! Bellissimo! E questo? Questa è l'acqua spostata da noi! Oh, ecco qua! Questo è il nostro panorama! abbiamo spinto con i piedi nell'acqua. Una ripresa, aspetta.
Ecco, una ripresa a grande richiesta. Stiamo all'interno del Toyota. La ecco. Nostra grande avventura sta continuando. Come vedete adesso abbiamo a disposizione ben 3 mezzi. Benissimo. Ah, padre Simone, ai ai ai. Qua stiamo andando proprio con il Camel Trophy, eh? Un'avventura senza fine. No, no, no. La fine c'è, la vedremo anche. La vedremo. È giusto, è giusto. Speriamo. Ecco, Adele, di qualcosa, dici, come ti pare? Andiamo! Pericoloso? Così. A notare il vizio di Rocco, lasciare la freccia accesa. Soprattutto la destra, chissà perché. Freccia! Rocco con la freccia accesa ancora. Rocco! Te lo fa tanto, Rocco! Rocco! Andiamo! È da tanto tempo che non lo facciamo. Da quanto tempo che non avevo la macchina? No? Posto! Con quest'acqua qua affoggia, non la lavi più la macchina. Adesso è quant'acqua, vedi? Vedi le ruote del pulmino? È incredibile quest'acqua. Abbiamo una presa importante. Non è passare per questa strada, va a fare nel minor tempo. Ecco, è giusto, è proprio giusto. Ecco i bambini. Ecco, non si vede niente. Bellissimo. Ma ripresa da là. Ma posso bene? Posso bene? Ma stiamo perdendo il Renault 4. No, no. Bravo! 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 Bravo gatto dell'acqua! Ciao! Questa è da riprendere. Vai Renault 4, faccela ancora. Ragazzi, il Renault 4 che insegue il Toyota. Abbiamo anche un ospite. Ciao! Ciao! Ok, numero uno! Ok, dai che ce la fai! Ma è incredibile! La chiamavano la sherpa delle montagne albanese. Questo è incredibile, questa strada, si muove tutto. Qua mentre stavamo facendo la traversata a piedi, Fosto ci ha buttato le pietre bagnandoci. Ma il Renault 4 è un anfibio. Sì, ce la fa. Siamo noi in altro modo, non ce la facciamo. Pulmino non ce la fa, eh? No, ce la fa anche lui. Questa ripresa è molto bella. No, ma non mi devi spingere! Devi tenere per il pantalone! No, da là! Esatto, per la cinta!
4 inizia a dare segni di cedimento. Rocco, il Renault 4 inizia a dare segni di cedimento? No, ma bravo! A posto! Lo so. Perché c'è qualche massa che impedisce di avviarsi. Va benissimo! Sì, si vede. Bravi, un applauso allo sherpa delle nevi, anzi dell'acqua! Date una mossa! So che dici, stavolta si blocca? Ce la fate ad andare? Ragazzi, pensate anche a me. Adesso ce la dobbiamo fare. Proprio una frana. Vai Rocco, che ce la fai? Signori, cane, dai, fate i commenti, dai. Scemo. Per l'ennesima volta escono. Levano i sassi. Scemo. Andiamo. Sto facendo la ripresa. Sì, sto riprendendo a Sandro che sta levando le pietre dall'là sotto. Bravi! Simone, Bravi! Bravissimo! Bravi. Adesso spingono pure! Oh, si è avviata! Gli altri invece ci hanno un po' sperso, ma è un fuoristrada, Siamo ancora arrivati al posto del successo in Patatrani. No, siamo arrivati. No. Aspetta. Quello là stava pieno d'acqua, quel posto. Oh, Don Simone, butta le immaginette. Rosario invece dietro la macchina butta i fresh and clean sporchi. Andare ai punti caldi. Ci stiamo avvicinando al dunque. Ci stiamo avvicinando al dunque, esatto, suggerisce Don Fausto. Il dunque non è tanto là, ma no. Oh, attenzione. Che non so per i prete. Dove sta l'aerone? Manderetemi però! C'è la macchina prima, eh? Orrige, dove sta passando la Toyota si è rotto il furgoncino stamattina. Ma il Renault 4 dà segni di cedimento, eh?
Lazarov, proprio nell'acqua. Ecco il mitico composto che passa dove stamattina ci siamo sfraganati con la macchina. Dove sono inzuppato tre quarti di scarpe? Tutti ci siamo inzuppati tre quarti di scarpe. Bellissimo. Riprendi anche il fuoco al torrente. Guarda, ce la fai con i tuoi. Eh sì, spostatevi! Riprende! No! Oh. E l'ha fatto a posto! Ma che sta succedendo? Ragazzi, ma insomma, come i bambini! Lo sport di Don Fausto, tirare le pietre agli altri! Fausto, vergognati! Fausto, vergognati! Fausto, che è successo? Niente. Ti hanno buttato le pietre? Che è buono così. Perché sei bello? Che sono buono. Ah. Ti sei bagnato un po' i piedi? No. No. Ecco un masso che rotola sugli altri massi, Don Fausto. Che comitiva! Adesso salgo? Fra poco comincia la tragedia. Il pezzo più drammatico è qui. Guarda l'avventura del signor Bonaventura. Guardala bene. Ai ai ai. Che devi guardare? Qua guardi il piano. Correva la strada. L'auto veloce correva. Non tanto veloce, eh. La già cominciata. Neanche tanto diritta. Brava Paola, battuta. Ecco il dirupo. Oh, non lo sapevi, ma cosa hai messo? Non è niente questo, ragazzi, non è niente. Piccolo guadino. Quel pezzo di... Bello, purtroppo dal vetro che è sporco, però la montagna. Là, eccolo. È lui. Ecco, ce lo troviamo davanti. Qua. Ecco qua. Guarda, l'ultimo Kleenex. Sto seminando Kleenex da dappertutto. No. No, è vero, è per questo. Sono fesso degradato. Amen. Scendere voi. Tutti? Anche tutti, io? Scendo. Mino. Stavo tenendo il capo. Vai capo, vai! Stai riprendendo? Eh? Stai riprendendo? Sì, sì, sto riprendendo.
Vai Anna, coraggio. Impressioni del viaggio, di questo tratto, eh? Avventuroso, bellissimo, solo, emozionante, solo. Non so che altro dire. va bene, ringrazio. Ragazzi, impressioni del viaggio. Allucinogeno. Non possiamo dimenticarlo mai. Stupefacenti questi cattolici. Ma che ti è successo? Dai, non posso stare troppo fermo. Che bestiole ancora? Non andiamo allo stesso punto. Vai, rapidi. Sta passando? La chiave sì, ce l'ha Gianluca. Però ce ne stavano due prima, vero? Una vicino all'anello, a posto. Dai che sei ripreso, CNN. Ciao. Ciao. Non era soltanto, Alfonso non ha preso la chiave 13. Una... Ha preso solo la 13, non è neanche buona quella che ha preso. Alfonso, sei un abbuffino allora. Alfonso! Senti. Sei un abbuffino. È il prete che oggi ha voluto fare quella strada assurda, è ancora peggio. È ancora peggio. Da notare la sottocoppa come sta. Fino a dopo fai notare le splendide condizioni in cui verso la Renault 4. Beh, la Renault 4 è una scelta. Un'altra cosa, Francesco. Di. Ma tutto sta albanese, non ne avevo niente da fare. Ma veramente? Stai piazzato qua, guarda. Hanno rompo proprio un beep. Oh, Francesco. Di. In quadro. Esatto. In quadro la popolazione. Aspetta, Alfonso, aspetta. Facciamo il video, Alfonso. 40 per 9. Poca luce, chi è questa? Io lo so. Lo so. Dell'indefesso Alfonso. La luce non si vede più niente. Dopo aver fatto il meccanico. Per qua ci dovrebbero stare i panini, non c'è luce, non ci dovrebbero stare i panini. Gli unici stronzi che sono rimasti. Non dire così, Alfonso. La luce va e viene, come si può notare. Questa anche che asciugamo, sono le 4:50. Se mi date una cinta che sei detto da loro. Pizzazzo. Si è dimenticato la cinta. Le macchine, pampa. Macchine al buio! Eccovi le nostre macchine al buio, dai! L'alba sul Calivaci! Mamma mia! Io sono la colonna sonora. No, aspetta, non ti vedi tanto veramente. Noi ci vedo di più. Ok. No. Un commento alla stampa. Sto morendo. Ok. Ah, devi ancora continuare? No. Devi stare qua nella sigla però. Oh, sta
ancora acceso, Paola, un commento. Mamma che so. Paola stamattina ha preparato 18 paniche, no, oggi di più forte. 28 paniche. Comunque, per chi non lo volesse ancora capito, questo è un mini camel trophy. Anche se posso dice di no. In effetti è stato fatto un camel trophy per una strada più difficile di ieri. Questo è un camel trophy più piccolo perché la strada è leggermente più facile. Ma come si fa a fare questi camel trophy così? Un po' di spirito d'avventura. Ah, oh, e sì. Poi ci apporreremo a vedere queste cose. No! Sto, un altro piccolo guado. Ecco, il pulmino non ce la fa. Ci fanno fare replay. Replay, replay. Replay, replay, replay. Oggi dove andiamo? Grazie a chi ha aggiustato. Vai. Ed ecco poi una ripresa di un rilievo di fogliame e di foresta quasi amazzonica che si trova nella strada e tirano. Vai con la musica del camel trophy. E a chi indovina il film da cui è stata tratta questa musica, gli legheremo la colonna sonora, cioè io. Vai, vai, fischia proprio il leitmotiv del camel trophy. Che? Il leitmotiv del camel trophy. Oh, parabadabababa. Questo qua che è uno dei pezzi difficili, vero? Anche oggi che andiamo a Tirana facciamo un po' d'avventura. Cosa bellissima questa ripresa! Perché non apro però non te ne viene in mente nessuno. Pure avanti! Apri pure avanti, dai! No, il vetro si apre dalla parte di dietro! Vabbè, dai, te bellissima! Le montagne della Maria. Guarda qua davanti, davanti! Davanti è anche stupendo! Ci aspettano tutte queste montagne per arrivare a Tirana! Sembra un mare! Oddio! Non si vede molto, eh! Non è un mare azzurro, monti e colline! Senti, Fernando, guarda qua! Vai! Guarda da qua! È tutta poesia! Voi pensavate solo di aiutare il popolo albanese, mi sa che dovete aiutare anche voi. Anche noi. Voi stessi. Montagna. Aiutami che senza aiuto. Ah, l'ha detto Gesù in qualche occasione? No, no. L'ha detto Alieska. Beh, questa è la prima cosa. Radice latina del proverbio. Vai! E vai! No, è meglio così. E lasciamo! No, no! E questa discesa fa di qualità. Questa è ripidissima. Questa è il 16%. Le montagne, le montagne. Solo il 16%! È una fesseria! Noi abbiamo dei mezzi sofisticatissimi a nostra disposizione. Così una volta mi sono fatto sulle montagne della Brutta. Questo mezzo qui c'ha una coppa dell'olio appena arrivata. L'ultima villaggia. Addirittura. Addirittura. Rifatta ieri sera. Rifatta. Non si preoccupi. Rimessa a punto. La strada è così. Esperti meccanici. Le ruote che camminavano così. Posso, com'è il fatto di questo furgone che c'ha la coppa dell'olio, com'è? Bassa. Bassa. Ricucita. Ma è la più pulita dell'Albania o sbaglio? Sì. È vero? È la più rattoppata dell'Albania, anche l'unica che c'è. E se si rompe questa c'è la possibilità. Ma è anche la più fisica dell'Albania. Fammi inquadrare di qua. Vai, vai.
ti mantieni? Sì. La coppa di olio con la coppa di selva. Un po' di selva. E l'avete comprato qua? No, abbiamo registrato. Bello, il cartone. Oddio! Ed ecco a voi l'alba! Eccola qua! L'alba chiara! L'alba in Albania, ragazzi, la prima volta! L'alba in Albania! Ecco qua. Salve, io sono la colonna sovrana. La cinta. La cinta. Sai che devi fare? C'è il marsupio. Il aspetta. Il nunzio apostolico mi caderà sul pantalone. Allora, ce l'avevo una cinta. Ho brigato 10 volte, mi hanno pure tacciato di essere paranoico per la cinta. No, ma infatti guarda, io te l'ho cercata proprio una bossa, ma sei stato sfortunato. Se vai a vedere quando torno esce. Cioè, andiamo. Torniamo indietro allora, andiamo a cercarci. Allora, adesso l'N4 si mangerà la polvere, vero Rocco? No, perché polvere non ce ne sta. Per il momento avete mangiato voi la polvere, come le immagini testimonieranno. Vedi, inquadriamo, guardate le condizioni. A titolo informativo dobbiamo presentarci dal nunzio apostolico e l'autista non vuole lavare la macchina, che però riesce a fare prestazioni straordinarie. L'autista guida, gli scagnozzi lavano la macchina. Beh, in un certo senso mi pare anche giusto. Però è da apprezzare, il manico era buono. Il manico è buono. Oh. I due scagnozzi, eccoli inquadrati, lavorano la macchina. Allora, disetteranno. Ma ieri sera hanno fatto così. Come? Hanno fatto proprio così. Due hanno fatto i meccanici e uno l'ha fatto l'elettricista. Bravissimo. Abbiamo messo una luce d'emergenza, bravo ministro. Vabbè, dai. In serie il collegamento però. Vabbè, ci dobbiamo adeguare. Che io voglio sapere, potevamo dormire un'ora di più? No. Un camion, la civiltà è in quadro. Sto inquadrando la civiltà. Attenti. Un antifurto. Adesso vado a qui. Vengo pure io.
Ma sai che significa infoggiato? Ho sempre pensato che fuggivo fosse troppo alto. In italiano sai che significa? E tanto l'asso un po' sulla strada. Non lo devi dire. Stai a fare la valle, Francesco? Scusa, eh? La valle qua. Viva il paese. Di qua è più bella, eh? Chiama il posto! Allora, hai capito che cosa hai detto? Quando ci facciamo vedere filmata la Ninocchio Nero, mezza rombo un cazzo. No, la Ninocchio Nero, ma questo si suicidi se è Gino Longo. No, perché si va a fare il mangio di uomo? Ma adesso tutto che scrive, qua non c'è niente. Sì, sempre pronto. Oh, spegno, ma bello. Ah, per Giuseppe. Ecco il pisciolato. No, non è questo il pisciolato. Oh, quando ci siamo avviati? Oh, quando ci siamo avviati? Oh, oh, no. Queste cose molto caratteristiche, vedi, vedi. No, cinese, posso? Riprendiamo, riprendiamo. Prendiamo il discorso che avevamo lasciato prima. Ecco qua, io sto facendo una bellissima ripresa. Questo è sempre il solito posto. Mamma, stiamo io ballando. E stiamo andando a Tirana. Voglio lo sapere. Sì, infatti. Oggi è mercoledì 9. 9, è vero. E stiamo andando a Tirana. Annunzio apostolico. Ah, d'annunzio. Mister Nunzio. Signora apostolica. Bella anche questa inquadratura, eh. Signori, ecco un nuovo collegamento per la gioia dei vostri occhi e della vostra orecchia. Siamo arrivati a Tirana, ci stiamo dirigendo presso un'ambasciata. Ma vi sarete sicuramente accorti che il cameraman dietro questa telecamera è cambiato. Ovviamente non ci sono più le magnifiche riprese di Francesco Pio, il quale ha avuto una piccola defaillance ed è stato sostituito dalla vostra colonna sonora preferita, ovvero Giuseppe. Il nostro Francesco attualmente non è proprio nelle migliori condizioni. Il perché è subito detto. Mentre il sottoscritto riusciva con le sue splendide esibizioni canore a tirare su il morale del nostro Francesco, tutto un tratto il nostro parroco, Don Fausto, iniziò ad esibirsi nelle sue tremende esibizioni. Il risultato è presto detto. Il nostro Francesco è dovuto andare fuori al finestrino a rimettere ciò che aveva mangiato la sera precedente. Attualmente gli abbiamo piazzato una travel gum in bocca e pare che la situazione stia migliorando. Il suo colorito attualmente va dal bianco cadavere al bianco latte al violetto morturis. Ma abbiamo deciso di tirargli sul morale, così inizieremo a dirgli un po' di parolacce e un po' di impudicità, così almeno il suo colorito passerà al rosso, al rosso vergogna. Ma qui ci stanno boicottando. Siccome non possiamo farvi sentire tutte queste parolacce in diretta, chiudiamo il collegamento. Alla prossima ragno ora, sullo stesso ragno. Ecco a voi una breve inquadratura del nunzio apostolico. Padre Simon è appena entrato dentro e il camioncino si sta riavviando, quindi non riesco a mantenere bene l'equilibrio. Ma scusate quali la pochezza delle immagini. Ma quali di quelle persone mi do? Vai, vai adesso. Dove è il mio? Ma io queste cose non le voglio fare, mi rifiuto. Pazzo. Non voglio sprecare troppa cassetta. Però insomma vale la pena, eh. Tu dici?
come, beh, come aperitivo. Sono d'accordo. Capire, io sto facendo finta di riprendere te, mentre invece riprendo lì. Ma stai riprendendo bene? Sì, ma non da vicino, vuoi che faccia uno zoom? Vai, vai, vai con lo zoom. Ok, vai, vado vai. Con lo zoom. Lo voglio vedere tutto proprio. E sta bene. Solo che passano dai. Un po' di persone davanti, quindi non si vede bene. La telecamera sembra un po' storta. Aspetta che. Non passate. Non è messo proprio a fuoco, insomma. Sì, quando passano le persone avanti non va proprio a fuoco. Ecco di qui, mazza che fascia. Beh dai, dai, basta. Io proporrei di iniziare a fare un documentario sulle figlie dell'Albania, insomma. Giuseppe, tu sei concorde. Cosa stai guardando? Cosa sto guardando? Ci siamo fissati troppo, prendo qui. Ci siamo fissati troppo su un soggetto? Ci siamo fissati troppo, no su un soggetto, ci siamo fissati troppo e basta. Ah vabbè, ho capito. Continuiamo.